Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Non c'è dubbio che dopo, come dicevo, la sconfitta di Cesena, una certa preoccupazione era subentrata in tutto l'ambiente rosa, diciamo la verità. E non c'è dubbio che quest'ultimo mese, con questi risultati dell'ultimo periodo, delle ultime quattro partite, hanno riportato certamente il sereno. E non c'è dubbio che gli acquisti di Donati e Viviano sono stati fondamentali, ma è anche vero che Muzzi, come dicevi giustamente tu, ci ha messo del suo, ma soprattutto per avere, diciamo, tirato fuori dalla sua manica giocatori che si chiamano Mantovani e Budan, che erano stati inspiegabilmente, diciamo, un po' abbandonati e che ora sono, diciamo, dei punti fermi di questa squadra. Quindi il Palermo oggi si ripropone con una squadra obiettivamente diversa, con giocatori come Viviano, Donati, Mantovani, Budan, che sono oggi dei perni di questa squadra, e i risultati comunque si cominciano a intravedere, perché la squadra gioca bene e fa punti. Assolutamente sì, Mantovani e Budan, due acquisti supplementari direi che il Palermo aveva già in casa in questo mese di gennaio, mal utilizzati, poco considerati nella gestione precedente, adesso hanno trovato fiducia e continuità di impiego, stanno risultando assolutamente determinanti. Vorrei concentrarmi un attimo sulla figura di Massimo Donati, perché è arrivato anche circondato da un certo scetticismo, vicepresidente, magari perché giocava in Serie B, magari perché non aveva quel grande fascino mediatico, ma si sta rivelando un giocatore fondamentale non soltanto per le sue qualità in fase impostazione, ma perché c'è la sensazione netta che il suo arrivo abbia creato un effetto domino positivo, cioè riesce a dettare i tempi, i movimenti, il resto della squadra, fa giocare meglio tutti, è d'accordo? Assolutamente, è il giocatore che cercavamo e che ha cambiato questa squadra, diciamo la verità, perché è il giocatore che prende palla, che la distribuisce con grande attenzione, con grande precisione, è in grado di verticalizzare il gioco, cosa che prima obiettivamente non succedeva. Però vedi, Donati è un giocatore, secondo me, nell'ultimo periodo sottostimato, perché sì, innanzitutto è un trentenne, quindi ancora assolutamente giovane, viene da grosse stagioni disputate col Milan e due stagioni col Celtic, dove ha anche partecipato in diverse partite in Champions. Voglio dire, un giocatore di grande qualità che noi avevamo già seguito in passato e che poi non eravamo riusciti a prendere, quindi diciamo che il suo arrivo, non c'è dubbio che ha cambiato la storia di questo Palermo, perlomeno del Palermo di questo inizio di stagione. E non è un caso, vicepresidente, diciamolo, che da quando c'è lui in campo il Palermo ha cambiato davvero volto e sono arrivati i risultati. È iniziato la trafila con il Genoa, poi la vittoria col Novara, il pareggio con l'Inter e ricordiamo ovviamente l'ultima vittoria in casa, vicepresidente. No, io questo sono d'accordissimo con te, cosa vuoi? Poi non solo sono venuti i risultati, ma è venuto anche lo spettacolo, il gol, esatto, il gioco, perché il Palermo in queste ultime giornate, nelle ultime quattro partite, ha fatto, se non sbaglio, 15 gol, 13, 14 gol, sono tantissime effettivamente, a dimostrazione che la squadra adesso gira, che crea tante occasioni. Esatto. Non c'è dubbio che Donati fa sì che la squadra giochi meglio, perché chi gioca attorno a lui, l'abbiamo visto anche domenica, anche a San Siro, sì, Barreto, Bertolo, che sì, Migliaccio prima di loro, insomma hanno giocato partite di alto livello, questo vuol dire che lui crea fiducia e dà grande sostanza a tutti quanti. Ecco, a questo proposito, in sede di campagna acquisti, di sessione invernale di mercato, si diceva che il Palermo ha bisogno sì di un playmaker che dia qualità, che dia fosforo alla manovra, ma avrebbe bisogno anche di una mezzala con caratteristiche più offensive, cioè più votata all'inserimento, perché si diceva è un centrocampo pieno di interditori, ma c'è poca propositività. Ecco, il Palermo forse ha trovato in casa anche questo tipo di giocatore, perché Nicolas Bertolo sta crescendo davvero a vista d'occhio nel ruolo di mezzala sinistra, insomma sembra poter esprimere tutto il suo potenziale. Ecco, ricorda, fatte le debite proporzioni, per caratteristica anche un po' Antonio Nocerino, non so se mi trova d'accordo in questa comparazione forse un po' audace. No, non la trovo audace, perché anch'io l'ho sottolineato dopo l'ultima partita, lui diciamo come attitudine, come svolgimento è molto simile a Nocerino, perché uno che cerca sempre gli spazi, che si inserisce, esatto, tantissimo, abbiamo visto a Novara dove ha segnato un gol, è andato vicinissimo a un altro, l'abbiamo visto in Coppa Italia col Siena, ha segnato, l'abbiamo visto anche l'altro giorno con l'Atalanta che praticamente non ha segnato per mera sfortuna, ha colpito l'incrocio dei pali. Un giocatore che ha questa caratteristica di inserirsi ed è poi molto bravo a saltare l'uomo ed è negli ultimi 20-30 metri effettivamente è un giocatore assolutamente pericoloso. E ricorda Nocerino, io credo che l'accostamento a Nocerino sia molto corretto.
Ecco, tra l'altro adesso Edgar Barleto sgravato totalmente, insomma, da compiti di impostazione che non gli competevano, insomma, può dare il meglio di sé. Con l'Atalanta l'abbiamo visto anche sganciarsi un attimo, provare qualche sortita offensiva. Ecco, questo centrocampo, nuova formula, dettato un po' dalle circostanze, piace, perché sembra molto più dinamico, molto più elastico e partecipa maggiormente alla fase offensiva. Ecco, non è che si pone adesso un certo imbarazzo per Bortolo Mutti, perché insomma rientrerà fra breve un giocatore come Giulio Migliaccio, che ha delle caratteristiche diametralmente opposte. Ma guarda, ben vengano gli imbarazzi quando abbiamo diversi giocatori da poter schierare. Non c'è dubbio che questa formula di domenica, per esempio quella con l'Inter, fa sì che Donati gioca al centro, Barreto a destra e Bertola a sinistra. E devo dire che Barreto al destra effettivamente sta dando tantissimo. Non c'è dubbio che questa oggi è una formazione che piace, non lo possiamo mettere in dubbio, come pure i giorni in cui rientrerà Migliaccio, che sicuramente sarà brevissimo. Insomma, tra lui, poi non dobbiamo neanche dimenticare Acqua, che fino a poco tempo fa era un titolare inamovibile. Insomma, diciamo che il centrocampo del Palermo oggi presenta diverse soluzioni, considerato che ancora mancano 16 partite alla fine del campionato, è ovvio che ci sarà spazio per tutti. Allora, vicepresidente, concentriamoci un attimo anche sulla suggestione che ha riempito le prime pagine di questi giorni. Poi non so neanche se definirla tale, ovvero questo potenziale innesto, ingresso degli emiri sauditi che condividono con Zamparini interessi imprenditoriali nell'organigramma societario. Qualcuno, dopo la conferenza stampa di sabato, ha mostrato un po' di perplessità, dicendo sono stati presentati dei mediatori, quindi questa è una conferenza stampa che vale poco, ma possiamo dire che insomma non si tratta, almeno dalle parole di Maurizio Zamparini, di una prospettiva, di un auspicio, ma proprio di una come dire, di una circostanza che ha i contorni della concretezza, o quantomeno i primi di marzo potrebbe rivelarsi tale. Assolutamente sì, questi qua sono dei personaggi degli Emirati, due degli Emirati e uno dell'India di assoluto spessore. Sono in rapporti strettissimi con grandi imprenditori e loro stessi sono imprenditori di grosse iniziative commerciali, industriali nei loro paesi, quindi parliamo di persone comunque di spessore. E oggi diciamo che il mondo arabo si avvicina molto al calcio europeo, l'abbiamo visto in Inghilterra, non solo, dove hanno iniziato, l'abbiamo visto anche in Spagna, l'abbiamo visto oggi in Francia, in Paese Germania, non c'è dubbio che oggi questi grossi personaggi arabi, che hanno per fortuna loro grandi disponibilità economiche, si avvicinano al calcio europeo, e grazie a Zamparini, che ha conosciuto questi personaggi durante un suo viaggio negli Emirati, questi qua si sono avvicinati al Palermo, hanno chiesto notizie del Palermo, hanno chiesto attenzione, le abbiamo data, sono venuti a Palermo, è stato lo stesso che si siano presentati qua, è testimonianza di una loro certa serietà, e che quindi loro iniziano un percorso che, se dovesse andare a buon fine, come è probabile, guarda, perché ci sono delle possibilità che tutto questo vada a buon fine, secondo me sarà un valore aggiunto enorme per il Palermo Calcio e per i tifosi del Palermo. Se non dovesse avvenire, il Palermo mi sembra che galleggia alla grande lo stesso, ma comunque ci sono delle buone possibilità che qualcosa si possa concludere. Vicepresidente, noi sabato l'abbiamo vista, perché durante la conferenza stampa era anche lei presente, ha conosciuto quindi questi personaggi. Le posso chiedere intanto quali sono state le sue sensazioni nel parlare con questi personaggi prima e dopo la conferenza, quindi raccogliendo anche le sensazioni che hanno avuto loro incontrando i media, e poi che effetto le ha fatto sentire, insomma, parlare anche di Scudetto nel giro di pochi anni? Ma guarda, siamo stati praticamente 24 ore a stretto contatto con loro e devo dire che sono personaggi effettivamente di spessore, perché parlano a livello imprenditoriale con grande preparazione, con grande sensibilità, e amano molto il meridione d'Italia, la Sicilia soprattutto, siamo molto vicini a loro non solo dal punto di vista, diciamo, imprenditoriale, ma anche culturale, perché come ben sapete Sicilia significa tanto mondo arabo. E che ti devo dire? Io ho l'impressione è positiva anche dalle domande che facevano, che mi ponevano sulla squadra, sui bilanci, sulle attività imprenditoriali. Abbiamo parlato del centro sportivo, del terreno che abbiamo acquistato, dello stadio che abbiamo presentato recentemente alla città di Palermo. E il cui progetto dovrebbero anche aver visto, vicepresidente, mi conferma? Hanno visto il progetto dello stadio, sanno dov'è il centro sportivo. Diciamo che queste 24 ore sono state di grande attenzione da parte loro. Per questo dico che sono convinto
che qualcosa di positivo potrà nascere. Vicepresidente, restano comunque dei procacciatori di investitori, ecco, non dovrebbero in prima persona entrare a far parte del ma club. Guarda, hanno detto qualcuno di loro, per la verità, ha detto che se si dovesse creare una cordata, come loro pensano, loro vorrebbero anche questi qui entrare a far parte. Credo sia la Magrup, no? Hanno già, diciamo, avuto contatti con imprese e imprenditori del loro paese, per cui sapevano già, venendo a Palermo, quello che avrebbero affrontato, per cui sanno già a chi rivolgersi, e loro hanno manifestato anche loro interesse eventualmente a partecipare a una cordata azionaria che li possa vedere protagonisti. Quindi aspettiamo, vediamo un po' che succede. Chiaramente, vicepresidente, come ha sottolineato anche Maurizio Zamparini, dico, potrebbero entrare anche con una quota di maggioranza, ma le cariche istituzionali, insomma, rimarrebbero tra virgolette locali, ovvero Maurizio Zamparini rimarrebbe il presidente, lei il cosiddetto numero due, insomma, ci sarebbe comunque una gestione forte, sempre di carattere territoriale, no? Ma questo poi, sai, tutto da discutere, bisogna vedere poi in che termini loro entrano, in che istituzionali loro entrano, insomma. Poi sono discorsi che vengono fatti successivamente. Non c'è dubbio che Zamparini rimane nel Palermo Calcio, perché è la sua grande passione, il suo grande divertimento, e questa è un'iniziativa volta soprattutto, per non dire esclusivamente, a rafforzare l'azienda, che possa fare, la possa competere con altre società con le quali oggi purtroppo non possiamo competere per problemi di fatturato, e quindi un loro intervento darebbe slancio alla Palermo Calcio, non c'è dubbio che creerebbe grandi vantaggi. Certo, chiaramente facciamo fatica a immaginare un Maurizio Zamparini che rinunci al potere decisionale in quella che è, insomma, è stata ed è a tuttora una sua straordinaria creatura. Vicepresidente, per chiudere in maniera telegrafica, allora un tifoso le chiede simpaticamente, insomma, se in caso di potenziale possibile scudetto, insomma, lei sarebbe disposto a indossare il turbante o comunque a vestire i panni tra virgolette sauditi, ecco, rispondiamo al volo a questa simpatica considerazione. Ma io credo che in caso di scudetto sono sicuro che tutti i 40.000 del Barbera sarebbero disposti. Qualcuno l'ha già fatto adesso, vicepresidente. Nell'eventualità ciò dovesse succedere, io su questo non ho molti dubbi, per la verità. Noi non dobbiamo subito pensare a vincere lo scudetto, dobbiamo pensare effettivamente che un loro ingresso rafforzerebbe la società, poi andrebbero fatti dei passi susseguenti di rafforzamento e di quant'altro, ma certamente oggi la creazione di uno stadio nuovo, la creazione di un centro sportivo, e queste sono comunque delle opere che noi stiamo, diciamo, mettendo in opera a prescindere, rafforzeranno già di per sé la società. L'ingresso di questi capitali nuovi darebbe certamente linfa enorme alla Palermo Calcio, quindi hanno ragione i tifosi a sognare se dovesse succedere. Vicepresidente, velocissimi su Fabrizio Miccoli, perché è tornato in condizioni smaglianti. Il presidente Zamparini l'aveva ormai definito l'anno scorso un bomber part-time, giocatore da 20 minuti a gara. Diciamoci la verità, a questi livelli ha sorpreso forse anche voi, anche lei? Sì, guarda, no, obiettivamente non ci sono parole per definire oggi Fabrizio Miccoli, perché Fabrizio Miccoli è veramente il capitano dell'anima di questa squadra, ma si vede durante la partita, quando le cose non vanno alla grande, vediamo per esempio con il Genova, ma anche con il Novara, quando la partita era diventata un po' complicata, anche ieri con l'Atalanta, l'ultima partita, è lui che tira dal suo cappello ogni volta che uno fa sì che noi riusciamo a fare qualcosa di particolare. È un giocatore, veramente non ci sono parole, è un giocatore straordinario, stratosferico, ed è veramente il grande leader, che lui abbia raggiunto il limite massimo, oggi sia il cannoniere della storia del Palermo, per me personalmente mi fa veramente un gran piacere, perché io lo ritengo uno dei giocatori più forti in assoluto della storia del calcio a Palermo, ma diciamo dalla nascita di questa società. Quindi per me Fabrizio è un giocatore straordinario. Ti posso dire di più, io con l'ultimo calciomercato invernale si è basato sempre su questa. Oggi se il Palermo avesse Tevez invece di Miccoli, credimi, non avrebbe nulla di più, perché Miccoli oggi è un giocatore, secondo me, di caratura internazionale, che cambia le partite, cambia veramente il significato di un incontro come pochi giocatori oggi sono in grado di fare. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.